Benvenuti al liceo artistico Passaio di Lucca, uno dei migliori licei artistici della Toscana. Venite con noi a fare un giro della scuola. Il nostro liceo si divide in tre sedi. La prima sede è quella di Via Fellungo, la sede principale. Poi abbiamo la sede di Piazza Napoleone ed infine il cantiere. La sede di Via Fellungo si trova all'interno dello storico palazzo seicentesco appartenuto alla famiglia Bonvisi. Al suo interno gli studenti vengono accolti al piano terra dagli splendidi affreschi in stile barocco, mentre ai piani superiori si incontrano ad ogni angolo le opere realizzate dagli studenti nel corso degli anni. La sede di Via Fellungo si distingue per i suoi grandi spazi comuni e per le sue aule decorate, tutte diverse per dimensione e colori. La sede di Piazza Napoleone, allo stesso modo, è collocata in uno splendido edificio storico che ospitava l'antica accademia della città. Questo palazzo svetta imponente nella piazza più grande di Lucca, che infatti viene chiamata Piazza Grande. Al suo interno ci aspetta un'incredibile serie di gesti storici tratti dai principali capolavori dell'arte greca e rinascimentale. Gli studenti qui potranno lavorare in grandi ambienti luminosi, in una cornice unica e piena di stimoli. La sede del cantiere si trova invece in un antico chiostro. Qui, oltre alle aule, si trova anche la grande gipsoteca della scuola, una collezione unica di gesti d'epoca dal grande valore storico ed artistico. Il cantiere è quindi un grande spazio aperto che permette ai ragazzi di dedicarsi nella massima serenità ai vari laboratori che caratterizzeranno i diversi indirizzi. In questo luogo le tecniche artistiche la fanno da padrone e vengono praticate valorizzando appieno la creatività degli studenti. Raggiungere il liceo artistico è molto semplice. Tutte le nostre sedi si trovano all'interno del centro storico di Lucca. Per gli studenti che arrivano da fuori città, la stazione e le fermate degli autobus sono sempre a pochi minuti di distanza. Il percorso scolastico del liceo artistico è organizzato secondo un biennio e un triennio, ma prima facciamo un passo indietro e capiamo meglio che cosa vuol dire frequentare il liceo artistico Passaglia. Noi siamo un liceo, quindi vuol dire che nel nostro percorso di studi dobbiamo seguire tutte quelle materie tipiche di un liceo, come italiano, inglese, filosofia, matematica, storia dell'arte. Ma siamo anche un artistico e questo vuol dire frequentare tutte quelle discipline artistiche come discipline pittoriche, plastiche, geometriche, mirate a valorizzare l'ispirazione creativa e le conoscenze di tutto quello che riguarda il mondo dell'arte. C'è da dire inoltre che fin dal biennio, grazie ai vari laboratori artistici, gli studenti già dal primo anno avranno modo di sperimentare tutte le materie specifiche che caratterizzano gli indirizzi del triennio. Adesso siamo pronti per vedere i 5 indirizzi del liceo artistico Passaglia. Prima di tutto, però, bisogna dire che tutti gli indirizzi hanno lo stesso obiettivo comune: valorizzare la creatività individuale dello studente attraverso l'apprendimento di un iter progettuale grafico-digitale. L'indirizzo di arti figurative si dedica principalmente alle storiche arti della pittura e della scultura, ma riviste ed aggiornate secondo le esigenze e le tecniche della modernità. In particolare, in questo indirizzo affronterete tutto quello che riguarda il mondo della figurazione, lo studio dal vero, il disegno anatomico della modella, il fumetto e molti altri ambiti artistici. Sperimenterete inoltre le varie tecniche pittoriche e scultoree, che vi permetteranno di creare opere e progetti basati su committenze concrete che si inseriranno in un contesto reale, urbano o privato. L'indirizzo di architettura vi permetterà di approfondire la ricerca sui temi fondamentali della progettazione architettonica e della sua importanza a livello di sostenibilità. Dal punto di vista grafico, ogni progetto si evolverà dal disegno alla progettazione digitale, tenendo sempre conto del suo inserimento nel contesto ambientale ed urbanistico, anche grazie alla creazione di modelli in 3D. L'indirizzo design si occupa del processo di progettazione di oggetti di vario genere e tipo, con particolare attenzione rivolta alla comunicazione visiva. In questo indirizzo apprenderai i fondamenti della progettazione di oggetti innovativi, sia dal punto di vista artistico, sia nelle componenti tecnico-funzionali.
Che si tratti di giocattoli o di oggetti di uso comune, potrai progettare e realizzare i tuoi prototipi, anche grazie all'uso di stampanti 3D. L'indirizzo multimediale prevede due ambiti di studio. Uno più teorico, basato sullo studio della storia del cinema, la teoria dell'audiovisivo e sulle tecniche cinematografiche fondamentali. L'altro basato invece sulle attività laboratoriali e di gruppo, allo scopo di realizzare cortometraggi con attori, corti in stop motion, spot, documentari e video arte. Il tutto avverrà attraverso l'utilizzo di software e strumentazioni tecnico-informatiche all'avanguardia. L'indirizzo di scenografia, invece, si concentra su tutto quello che riguarda il mondo degli allestimenti artistici. In questo percorso di studi potrai conoscere e progettare le diverse tipologie di scenografie, teatrali, televisive o filmiche, così come quelle per spettacoli, mostre e molti altri eventi. Scoprirai le basi dell'illuminotecnica e del disegno dei costumi. Come per gli altri indirizzi, dalla componente grafica passeremo alla progettazione digitale, anche in 3D. Per quanto riguarda il mondo dell'inclusione e delle disabilità, negli anni tutti i nostri ragazzi con bisogni educativi speciali hanno visto crescere il loro progetto di vita attraverso le nostre attività di classe per l'inclusione, i laboratori artistici e i progetti PCTO. Infine, dobbiamo ricordare che il Liceo Artistico Passaglia non si ferma mai. Il costante confronto tra i diversi indirizzi e con il liceo musicale ci permette ogni anno di instaurare moltissime collaborazioni con enti pubblici e privati, per manifestazioni ed eventi culturali che permettono ai nostri ragazzi di esprimere nel mondo fuori dalla scuola la loro creatività e tutte le conoscenze acquisite nel loro percorso di studi. Se la nostra scuola ti incuriosisce, ti consigliamo di visitare prima di tutto il nostro sito, le nostre pagine social, Facebook e Instagram, e il nostro canale YouTube. Scarica la nostra brochure. Ti aspettiamo agli Open Day che organizziamo ogni anno nel periodo autunnale. Il liceo artistico ha anche un corso serale per tutti gli adulti che vogliono ottenere il diploma. Visita il sito del corso serale.